Allora, coach Davanti, un successo importante per la vostra squadra, impeccabile e cinica quanto basta. Sì, beh, direi che sì, nelle quattro parole hai fatto un sunto della partita, è vero. Devo dire che siamo contenti perché è una vittoria per noi importante, non solo per la classifica, perché volevamo muoverla, visto che la prima giornata non era andata nel migliore dei modi, perché vincere a Priolo, lo dico sempre, è un campo difficile, perché questa squadra di Priolo è una squadra che crescerà, perché quando avrà inserito l'americana e sicuramente avranno trovato un'amalgama maggiore, questa sarà una squadra che farà i playoff e quindi diventerà sempre più difficile vincere. Siamo contenti perché abbiamo vinto una partita sofferta, ma lo sapevamo che era così, perché a Priolo sarà sempre così, e sono contento che la squadra non ha mai perso il pallino del gioco. Abbiamo avuto dei momenti di passaggio a vuoto, ma questo è normale, ma senza mai perderci d'animo, senza mai perdere, devo dire, una vittoria meritata, perché siamo stati avanti dal primo secondo fino all'ultimo. E ultima cosa, una bella prestazione delle mie bimbe, perché hanno dimostrato ancora una volta, indipendentemente poi dall'aver fatto anche delle giocate tecnicamente che sono andate a buon fine, però di non aver paura e di prendere iniziativa in un momento difficile e in un campo difficile. In una parola, che ambizioni ha Luke? Ma come tutti, di vincere più gare possibili. L'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato, sappiamo che quello ogni anno si riparte, abbiamo rifatto una squadra, cambiate molte giocatrici. Però insomma siamo convinti che abbiamo allestito una buona squadra, aspettiamo l'arrivo dell'ultima americana perché ci manca ancora una straniera, vedremo, penso che la squadra sia stata costruita per fare un buon campionato, poi quello che verrà dovrà essere il campo a dirlo, dovremmo essere bravi noi a fare le prestazioni, a vincere. Un Priolo che ha reagito forse un po' in ritardo. Beh, intanto la partita l'abbiamo persa nel primo quarto, le ragazze erano paralizzate all'esordio, ma alla base di tutto è che noi non siamo ancora una squadra, non potrebbe essere così. Due del quintetto base, l'americana, il pivot, che ha mostrato dei buoni numeri, è appena arrivata e quindi Valentina Donvito. Saranno 12 giorni che qui, 10 giorni, quindi quando già due del quintetto base, ma al di là di questo noi dobbiamo diventare una squadra, lavorare, il basket è un gioco di squadra, non possiamo arrivare in campo e essere così spaesati, non avere idea, ma perché è fisiologico, perché la squadra è stata costruita step by step, abbiamo iniziato la preparazione fine primi settembre, eravamo in tre. Poi man mano sono arrivate, ci sono due giocatrici che purtroppo non sono di questo livello e purtroppo sono le due straniere, quindi bisogna lì subito correre ai ripari, perché sia Giorgeva che Durojae non è di questo livello e prenderemo subito provvedimenti. E poi ripeto, sono fiducioso perché la squadra può fare molto meglio, lo farà. Tante le strategie in campo, a un certo punto abbiamo visto che hai puntato tutto sull'esperienza, quindi Sein e Bonfiglio in campo ad oltranza, poi ancora una volta doppio play con la velocità di Eric e Milazzo, ma evidentemente c'è qualcosa che ancora non funziona. Devo dire intanto che Milazzo se l'è cavata anche meglio di Eric e questo noi non ce lo possiamo consentire, perché Eric dovrebbe essere un punto fermo. E invece adesso ancora non lo è, non ha lo smalto che io mi aspetto da lei, per cui anche lì abbiamo qualche carenza. E hai detto bene, Bonfiglio e Seino ad oltranza in campo, e anche questo non è fisiologico, perché sono due giocatrici quasi quarantenni e dovremmo centellinarle un po' di più.
Per adesso è così, però ti ripeto, sono abbastanza fiducioso perché almeno abbiamo qualche punto di riferimento e aspettiamo tempi migliori, aspettiamo principalmente di poter lavorare insieme, di poter continuare il nostro lavoro appena iniziato. La squadra di Lucca è già rodatissima, hanno iniziato la preparazione a fine agosto, tutte insieme, quindi una squadra che ha lavorato insieme e che dimostra di aver lavorato insieme e quindi al di là di tutto avremmo potuto sicuramente fare qualcosa di più, ma non è, è questo quello che ci aspettiamo in questo momento ed è questo quello che riusciamo a dare in questo momento.